Buona domenica! In questa domenica, 26esima del tempo ordinario, la liturgia ci presenta una parabola inserita in un contesto ben preciso. Gesù ha fatto il suo definitivo ingresso a Gerusalemme per realizzare la vera Pasqua, che è il suo sacrificio sulla croce. Nei giorni che precedono immediatamente la sua morte e risurrezione, Gesù affronta i suoi avversari, proclamando di essere il Messia atteso da Israele, Messia però non riconosciuto proprio dalle autorità e dalle guide religiose del popolo. La parabola di questa domenica, seguita nel testo matteano da altre due parabole analoghe, ha lo scopo preciso di denunciare il rifiuto del regno di Dio da parte delle guide di Israele, da parte di chi in realtà avrebbe dovuto riconoscere prima di tutti il Messia e che invece ha disatteso questa aspettativa, attirandosi così il severo giudizio da parte di Gesù. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Ascoltiamo dunque il Vangelo di questa domenica per poi commentarlo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna." Ed egli rispose: "Non ne ho voglia", ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore, ma non vi andò." Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo." E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli." Possiamo dividere innanzitutto il discorso di Gesù in due parti ben precise. La parabola iniziale, che presenta l'immagine di un padre che chiede ai suoi due figli di andare a lavorare nella sua vigna, e la conclusione del brano, che presenta una dura invettiva contro gli interlocutori a cui Gesù si rivolge. Partiamo proprio da qui. A chi si sta rivolgendo Gesù? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro, dove l'evangelista Matteo dice che Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo. Sono loro l'obiettivo polemico di Gesù e la parabola ha proprio come fine quello di mostrare l'ipocrisia di un sistema religioso retto da guide che avevano smarrito la verità che dovevano annunciare. La parabola in sé è molto chiara, tanto che la risposta all'interrogativo su quale dei due figli abbia fatto la volontà del padre è scontata. Ha obbedito il figlio che ha concretamente eseguito il volere del padre. La situazione che la parabola vuole mettere in evidenza è quindi la differenza tra il dire e il fare, tra l'obbedienza reale e la disobbedienza, tra la giustizia e l'ingiustizia. Gli interlocutori di Gesù riconoscono subito quale figlio si è comportato secondo la richiesta del padre, ma non si accorgono che in realtà la parabola sta parlando di loro. Gesù può quindi metterli sotto scacco. Sono loro che rappresentano quel figlio che solo in apparenza obbedisce, ma che poi non compie la volontà del padre. Sono i capi del popolo, le guide religiose di Israele, che pur conoscendo la volontà di Dio, che si è rivelato e ha parlato fin dai tempi di Abramo, sono loro che disattendono ciò che Dio si aspettava da Israele. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto e gli ha donato la legge, il Dio che ha continuato a parlare attraverso numerosi profeti lungo i secoli, il Dio di Israele si rivela innanzitutto come misericordia, come padre premuroso che indica ai figli la via della salvezza. Il peccato di Israele, ed è tutta la Bibbia a ribadirlo costantemente, consiste nel non ascoltare Dio, nell'agire non secondo obbedienza e fiducia, ma con egoismo e superbia. Ecco allora che ritroviamo in questo aspetto un elemento centrale della parabola che Gesù narra, il non fare secondo le indicazioni che Dio fornisce. Ed è interessante notare il ribaltamento della situazione. Il figlio che dice di non voler fare la volontà del padre, anteponendo ad essa la propria volontà, il testo dice "egli rispose: non ne ho voglia", alla fine si pente e obbedisce.
mentre il figlio che prontamente risponde «Sì, Signore», rivela un'obbedienza solo apparente perché di fatto non compie il volere del Padre. Questo ribaltamento paradossale serve a Gesù per rappresentare e far comprendere ciò che si era verificato nel suo tempo. Di fronte alla rivelazione ultima della volontà di Dio, rappresentata da Gesù stesso, si assiste al ribaltamento per cui chi a parole affermava di seguire Dio lo ha rifiutato nei fatti e chi era nei fatti lontano da Dio si è pentito della propria condotta, si è convertito e ha così saputo corrispondere alla volontà di Dio. Arriviamo perciò a comprendere le parole di Gesù. In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. I Vangeli ci hanno abituato a riconoscere lo stile narrativo di Gesù. Quando egli proclama «In verità io vi dico», che nel testo antico suona «Amen lego umin», Gesù sta pronunciando un giudizio definitivo, una verità, un amen che non vuole essere tanto un'invettiva polemica, ma una sentenza che vuole affermare come stanno le cose. Di fatto, i pubblicani, le prostitute e tutti i peccatori pentiti passano avanti nel regno di Dio, cioè precedono, entrano per primi e in un certo senso sono già entrati in quel mondo che Dio desidera per l'umanità. Mi sembra quasi superfluo dire che non i pubblicani e le prostitute in quanto tali entrano nel regno di Dio, ma chi dimostra quell'atteggiamento di pentimento e di conversione di chi è passato dal peccato alla vita nuova predicata da Cristo e anticipata da Giovanni il Battista. Il riferimento a Giovanni nella parabola è voluto da Gesù, perché sa che i capi di Israele avevano rifiutato la predicazione del Battista, ma questo riferimento è voluto anche dall'Evangelista Matteo. Non dimentichiamo infatti che la prima parola che il Vangelo di Matteo fa dire a Giovanni è «convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Siamo nel capitolo 3. Il Battista non solo annuncia l'avvento del regno di Dio, ma ne indica le esigenze. Per accedere al regno è necessario convertirsi. E se la conversione implica innanzitutto un cambiamento di pensiero, di sguardo sulla realtà, il pentimento esige un cambiamento soprattutto nella prassi. Quando uno si pente di una cosa, non la fa più. I pubblicani e le prostitute, incontrando la predicazione di Giovanni e di Gesù, si sono pentiti del loro stile di vita e hanno cambiato pensiero e prassi. I capi di Israele, invece, non hanno voluto pentirsi. Ecco allora il senso della dura sentenza finale della parabola: voi non vi siete nemmeno pentiti. Il Vangelo è ricco di figure che si sono pentite e convertite, da Maria Maddalena a Zaccheo, così come lo stesso Apostolo Matteo. Tutte queste figure appartengono alla categoria dei pubblici peccatori che, incontrando la buona notizia della parola di Dio, si sono pentiti e convertiti. L'incontro con il vero volto di Dio, con la misericordia che mette al primo posto l'amore paterno di Dio verso l'uomo, solo questo è capace di trasformare realmente la vita. I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, invece, sono i rappresentanti di una fede formale e categorica, di un pensiero unico fatto di out-out, di uno sguardo che pregiudica l'accesso alla misericordia di Dio. Gesù si scaglia contro di loro perché con la loro religiosità hanno tradito il messaggio di misericordia che Dio ha sempre voluto comunicare all'uomo. In questo senso l'Evangelista Luca, al capitolo 7, usa parole ancora più dirette e dure. I farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da Giovanni, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. Sarebbe forse meglio tradurre in modo più letterale: hanno reso vana la volontà di Dio su di loro, la stessa volontà di Dio che è al centro della parabola di questa domenica. Non voglio dilungarmi troppo nelle citazioni, mi limito solo a dire che nel Nuovo Testamento è importante il tema del corrispondere pienamente e nei fatti alla fede che si professa. Vi rimando innanzitutto alla lettera di Giacomo, soprattutto i primi due capitoli, così come alla chiusura del celebre discorso della montagna, per rimanere nel contesto del Vangelo di Matteo, dove Gesù afferma: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Tutte queste riflessioni nate dall'ascolto del Vangelo di questa domenica interrogano la nostra fede.
Innanzitutto il Signore ci invita ad una fede coerente e concreta, incarnata nella nostra quotidianità. Esiste infatti il grande pericolo di vivere un cristianesimo senza Cristo, una fede che poggia più su precetti formali che su una relazione vitale con Dio e con il prossimo. Una fede che spesso sfocia o in una religiosità fai da te, dove ognuno sceglie come vuole essere cristiano, o addirittura in una religiosità fossilizzata, in una prassi ormai svuotata di significato e incapace di produrre una reale conversione. Non è facile vivere la fede perché richiede di fidarsi, di essere disposti a cambiare i nostri piani e di non mettere noi al centro di tutto. I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo di Israele non hanno voluto credere in Gesù, mentre i peccatori hanno creduto e così hanno potuto conoscere il vero volto di Dio. La sapienza della Bibbia e della tradizione della Chiesa ancora oggi ci invita a vivere una fede autentica nel cuore e nelle relazioni, evitando formalismi e ipocrisie. Sempre valida dunque la lezione del Santo Vescovo e Martire Ignazio di Antiochia. È meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Thank you.